Buon pomeriggio a voi tutti, amici di Pescara, da Via Trento vi giunge il saluto da parte mia, da parte di Paolo Minucci. È un piacere essere qui per presentare questa prima edizione di Pescara in Moda, evento fortemente voluto da 5 aziende che andremo anche successivamente a presentare nel dettaglio. Mi riferisco alla Stefanel, il calzettiere e poi ancora Seci, Ottica Angelone e poi i parrucchieri Go Coppola Flaminia. Quindi un applauso ai nostri sponsor. In passerella vedremo alcune indossatrici reduci dal tour di Miss Adriatico, ma anche nuove ragazze che si affacciano per la prima volta sul palcoscenico della moda. Quindi per qualche ragazza sarà un ritorno in passerella, per altre invece sarà il debutto, l'esordio ufficiale. Avremo 2 vincitrici del concorso di Miss Adriatico pronte per prendere parte dal prossimo 7 giugno al nuovo tour estivo del concorso di bellezza internazionale che compie il suo 38esimo anno di vita, ma avremo anche delle esordienti e questo non può che farci enormemente piacere, perché noi crediamo nei giovani e quindi diamo loro l'opportunità di mettersi in evidenza. Anche quest'anno la manifestazione di Miss Adriatico sarà seguita dalle telecamere di Rete 8 e quindi l'opportunità di una grande manifestazione da vivere insieme a voi. Ma iniziamo subito, perché le nostre modelle sono pronte e coordinate dal coreografo Pietro Di Bari, il sottofondo musicale, le selezioni musicali curate da Marco Corneli e Carlo Vernamonte. Quindi siamo pronti per presentarvi alcune proposte della collezione firmata Stefanel. Stefanel produce e distribuisce collezioni di abbigliamento e accessori femminili su base internazionale. L'attività di ricerca e di sviluppo si sostanzia nel continuo rinnovamento tecnico-stilistico dei modelli e nell'altrettanto costante miglioramento dei materiali di realizzazione dei prodotti. Tutto questo è Stefanel. Adesso via la musica, le nostre ragazze sono pronte e quindi godetevi lo spettacolo. Inizia Pescara in Moda! Eccola qui la prima proposta firmata Stefanel, via Trento 99 Pescara, in passerella Angelica Aceto e la Miss Adriatico in carica. Stefanel per la circostanza. Lei è Micaela. Come vedete, le nostre modelle indossano degli occhiali firmati Ottica Angelone Fashion in via Roma 110, a qualche metro di distanza da dove parliamo. Ottica Angelone presenta alcune tra le migliori griff come Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Prada, Tom Ford, Gucci e Bulgari. Tutto questo è Ottica Angelone, che ricordo si trova in via Roma 110 a Pescara. Stefanel Pescara. E le nostre ragazze vanno incoraggiate perché sono emozionatissime. Da una giovane proposta ad un'altra, velocemente. Eccole qua. We'll be right back.
proposte, Stefanel ha un'ampia gamma di scelte a vostra completa disposizione. Eccola qua un'altra esordiente sulle nostre passerelle, l'applauso degli amici presenti in via Trento. Così si inizia in questo modo, l'emozione fa parte del gioco, il gioco della moda. Ecco un'altra proposta, Stefanel. Bei completi, bei vestiti eccezionali, complimenti a Stefanel, un marchio internazionale. E le nostre modelle meritano un applauso particolare perché non è facile camminare e sfilare qui. Per ovvie ragioni, capirete benissimo, le donne più di noi uomini capiscono e intuiscono il perché. Lei è una sportiva, l'abbiamo riconosciuta, l'amica Deborah. Voi la Miss Adriatico International Francesca Paolini, sorridente come sempre. Bene bene, e allora per questo primo intermezzo moda vogliamo far sentire uno scrosciante battimani per Stefanel, via Trento Pescara. A proposito, io devo dire una cosa, se siamo qui anche grazie a colei che vi aspetta, fa parte integrante dello staff di Stefanel, è una vecchia conoscenza delle passerelle di Miss Adriatico e oggi come oggi è una felice mamma dopo essere stata una protagonista internazionale di Miss Adriatico. Mi riferisco a Sara Teodoro, a cui vorrei indirizzare un grande applauso, una di quelle ragazze che ha scritto e ha vergato dei momenti importanti nella storia di questo concorso di bellezza, molto conosciuto non solo a Pescara ma nell'intera regione Abruzzo. Tra poco passeremo a parlarvi di costumi, quindi di moda mare, però prima di tutto ciò io vi voglio presentare la prima ospite davvero speciale di questo nostro pomeriggio pescarese dedicato alla moda. È un artista che ormai gli addetti ai lavori conoscono assai bene, finalista nazionale del Festival della Melodia a Sanremo, ha catalizzato proprio le attenzioni della critica specializzata perché è una cantante che merita davvero palcoscenici di fama mondiale. La presento subito, lei è Angelica Pompeo. Eccola qui che arriva. Ben trovata Angelica. Cosa dedicherai al pubblico, o per meglio dire agli amici di Pescara? Buonasera a tutti. Per iniziare ho scelto un brano di Beyoncé, Listen. Spero che vi piaccia. E allora ascoltiamola con la massima attenzione. Lei è Angelica Pompeo. Grazie. To be heard, they went no.
turn into your own, cause you won't listen. Listen, I am alone at a crossroad. I'm not a hell of a home. And I'm trying, trying to stay with some of my eyes. Yes, I am. No, I don't believe in you. You don't know what I'm feeling. I'm burning red. You made up me. Listen, there is someone inside, someone who would die so long ago. But I'm free now, and my dreams still be heard. There were no people, should sigh and turn into your own, or cause you won't listen. Complimenti, lei è Angelica Pompeo, una voce incredibile, abbiamo avuto più volte modo di sottolinearlo anche nel corso del tour precedente di Miss Adriatico, sarà nuovamente al nostro fianco per sostenere il carrozzone della bellezza, così come è stato definito il concorso di Miss Adriatico. Ne approfitto per ricordare, le iscrizioni sono completamente gratuite, basta rivolgersi sul sito www.missadriatico.it, quindi le iscrizioni sono aperte, un invito a tutte le belle ragazze di accogliere l'invito che proponiamo anche da questi microfoni. Andiamo avanti, seconda pagina di Pescara in moda, mentre saluto anche i tanti amici che ci sono venuti a trovare, ho visto prima il direttore dell'emittente televisiva TVQ, Raffaele Gianzante, ma ho visto anche il noto storico consigliere comunale di Montesilvano Alfredo Caccamo, li saluto e li accomuno tutti quanti, sono dei carissimi amici coloro che sono qui intervenuti. Dicevo, voltiamo pagina per parlare di moda mare e lo facciamo con il calzettiere che si trova in via Sulmona al civico 12 a Pescara, proprio alle nostre spalle, giusto per intenderci. Pensate un po', ieri ha festeggiato i 35 anni di attività. Vogliamo far sentire un grande applauso per il calzettiere e tutto lo staff. Collezione mare, ma anche accessori e intimo. Veste giovani e meno giovani il calzettiere, con alcune tra le
marche migliori come Twin Setter, Raffaella D'Angelo, San Bart e Mamò domani. Davvero troverete al calzettiere tutto ciò di cui avete bisogno. Ottimo il rapporto qualità-prezzo, quindi non vi resta che andare a far visita al calzettiere in via Sulmona al Civico 12 a Pescara. Bene, è tutto pronto per tornare a parlare di moda mare, con il calzettiere. Prego ragazze! Da Davide Minucci, all'amico che ci stanno immortalando con le loro fotografie che si ritroveranno sul sito missadriatico.it, ma anche sulla pagina Facebook di Miss Adriatico. Sulmona, Pescara. Un clima di euforia, di allegria pervade tutta via Trento. Oggi è festa grazie a Pescara in Moda, questa bella iniziativa alla sua prima edizione. Oggi è la festa della bellezza, è la festa della gioventù, queste giovani ragazze che si propongono autorevolmente sul palcoscenico della moda. Succede una nostra ammiratrice nonché amica del calzettiere che sfila insieme alla nostra Deborah. Oh, che belle! Complimenti! Facciamo un grande applauso, la signora, il bello della diretta. Ancora proposte firmate il calzettiere. Perché il vasto assortimento del calzettiere non può far altro che invitarvi nella sede di via Sulmona Pescara. Eccola qui la nostra Miss Adriatico International, Francesca Paolini. Si va dal calzettiere via Sulmona a Pescara. Quanti bei capi, quante belle idee, quante belle proposte. Eccola qui Angelica Ceto, la Miss Adriatico in carica in passerella a Pescara in Moda. Bene, e con Angelica abbiamo chiuso in bellezza, come si suol dire. Facciamo un applauso al calzettiere per le
le proposte che ha portato in passerella qui in via Trento. Tra qualche istante ve ne farà vedere delle altre davvero molto interessanti e tutte da scoprire. Però a questo punto io mi vorrei un attimino soffermare sul certosino lavoro portato a termine dallo staff dei parrucchieri di Go Coppola Flaminia. Lo spirito che guida il marchio è l'attenzione costante a quanto accade intorno a noi e il farsi interprete dei cambiamenti nel momento in cui accadono, mostrandone l'essenza e dandogli forma, una filosofia che si traduce in una metodologia di lavoro dove le tecniche di taglio, colorazione, schiarature, asciugatura, dove prodotti e accessori sono tutti puntati a far emergere la bellezza e l'originalità chiusa in ogni donna. La creatività è usare la sensibilità per esaltare ogni viso facendo esprimere il meglio a livello di carattere e personalità. Tutto questo è Go Coppola Flaminia Parrucchieri, Viale Regina Margherita 86, Pescara. Benissimo, a questo punto facciamo un applauso ai nostri parrucchieri, ci vuole più che doveroso. A questo punto, signore e signori, un attimino di attenzione perché è il momento di presentarvi un artista pescarese a tutti gli effetti, quindi un concittadino che si è messo in luce già da diversi anni a questa parte sui teleschermi delle maggiori reti televisive nazionali. È un vanto da parte nostra annoverarlo innanzitutto tra i nostri amici, ma anche tra i professionisti che stimiamo in modo particolare. Ci riferiamo all'illusionista Jean Clery, accogliamolo con un applauso! Vediamo cosa ha preparato Jean Clery per intrattenere il delizioso pubblico presente. Buonasera, buonasera a tutti. Questa sera vi vorrei parlare di un personaggio che per me è molto importante. Lo scrittore George Bernard Shaw ha scritto quali sono le tre figure più importanti per l'umanità: Gesù Cristo, Sherlock Holmes e Houdini. I primi due, per ovvi motivi, questa sera non possono essere qui. Ebbene, eminenti scienziati hanno definito Houdini una persona con poteri sovrannaturali, l'artista. Hanno definito per lui un'arte che si chiama escapologia, cioè l'arte di fuggire da qualunque strumento di contenzione. L'uomo che attraversava i muri, che resisteva alle pallottole, o semplicemente uno scherzo di natura. Ebbene, la scienza ha creato uno strumento perfetto di contenzione per i pazzi con tendenze omicide. Ebbene, il signor Houdini e suo fratello, durante una tournée in Alaska, ebbero il privilegio di visitare lo sterminato manicomio del dottor Stevens. Questo manicomio era ad Halifax, in mezzo ai ghiacci. Signor Houdini, scorgendo e guardando al di là di una delle celle, vide un malato che si contorceva dentro uno strumento di tessuto e faceva tutti i movimenti strani, inconcepibili e vani che lo ridussero a terra completamente esausto. Signori e signori, quello strumento di tortura e di contenzione era una camicia di forza. Come potete vedere, signori, è rinforzata da tutti i lati. Dietro ha delle cinghie che vengono chiuse dietro la schiena, sotto e anche dietro. Io ovviamente durante il momento della distinzione non potrò più parlare, perché quando si stringe la camicia di forza i polmoni vengono schiacciati. Ho pochi minuti di respiro, anzi vi invito, dopo che ci sarà la distinzione, a trattenere il fiato insieme a me in apnea. Bene, allora vorrei far provare un attimino questa camicia di forza, Mi serve un'altra persona per tirare. Vieni, vieni un attimo. Grazie. Un applauso ai due spontanei volontari. Benissimo. Ok, prendi una manica, prendi l'altra. Tiriamo, tiriamo, tiriamo. Accertatevi pure. No, basta, basta, basta. Benissimo. E qui abbiamo anche
un lucchetto, sarà tutto straordinariamente reale e vero. Arrivo subito. Un grande applauso ai volontari. E adesso guardate bene. Thank you.
Modo di rivedere in un numero completamente diverso tra qualche istante. Lui è davvero un artista poliedrico, un artista davvero molto preparato. E allora torniamo a parlare di moda con le nostre modelle. Io però volevo ringraziare un'altra azienda partners di questo nostro pomeriggio di moda. Mi riferisco alla SECI, Scuola Estetica Centro Italia, ente di formazione riconosciuto dalla Regione Abruzzo, che prepara con professionalità tutte le allieve dei corsi di estetica e acconciatore, sotto la direzione tecnica della signora Anna Di Giulio, con un moderno insegnamento dovuto all'esperienza trentennale nella formazione, con un costante aggiornamento tecnico nelle ultime ricerche del settore. SECI si trova in via Fiume, in piazza Salvador Allende, in via Ortona a Pescara. Benissimo, signore e signori, sempre più numerosi, grazie intanto per essere in nostra compagnia. Torniamo a parlare di moda con altre proposte firmate Stefanel, collezione primavera estate 2015. Eccole qua le nostre modelle, prego. Siamo proprio con la nostra miss in carica, Angelica Ceto, Miss Adriatico. Stefanella poi sarà a vostra completa disposizione fino alla chiusura, al termine del defilé ovviamente. Via Trento, Pescara. Comunicato stampa li ritroverete sul sito www.missadriatico.it già da lunedì prossimo. Per seguire le proposte firmate Stefanel. Colori, colori accattivanti in passerella, vediamo dopo il nero cosa arriverà qui davanti ai vostri occhi. Incoraggiate con il vostro applauso, forza!
scorrendo Pescara in moda, emozioni in passerella. Anche per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato fattivamente per la realizzazione di questo evento, perché non è mai troppo facile. Stefanel in passerella. Angolo moda chiuso da Francesca Paolini e quindi accomuniamo tutte le ragazze con un altro grande applauso, l'applauso di Pescara, l'applauso di Via Trento. Puntate le attenzioni su quelle che potranno essere delle proposte di vostro interesse da consigliare magari ad una figlia o ad una sorella, a qualcuno che potrebbe vivere da protagonista l'estate 2015. E allora, con l'ausilio delle nostre splendide modelle, le coreografie di Pietro Di Bari, i sottofondi musicali curati da Marco Corneli e Carlo Vernamonte, le regie di Leo Di Blasio e Davide Minucci, eccole qua le nostre protagoniste della Moda Mare, firmata Il Calzettiere. Ritmi frizzanti che accompagnano questo defile di moda. Complimenti. Posta mare ad un'altra, vediamo cosa ha preparato il calzettiere. Passerella per questa edizione di Pescara in moda in Via Trento, nel capoluogo adriatico. Questo non può che farci immensamente piacere. Saluto l'amico Guerrino Testa, noto amministratore provinciale. Darà vita ad una grande festa proprio per questo particolare evento. 35 anni di vita del calzettiere Via Sulmona, Pescara.
rivivere le immagini di questo defilé proprio sul sito internet www.missadriatico.it. Immagini ma anche fotografie e comunicato sul sito missadriatico.it. Momento moda firmato il calzettiere. Sportiva, ve lo posso assicurare io. Ancora tanta gente assiepata per seguire il defilé di moda. E allora le nostre ragazze sono pronte, possono tornare in passerella per questo angolo moda firmato Stefanel. Prego ragazze. Un applauso di incoraggiamento ancora una volta ci vuole. Che produce e distribuisce collezioni di abbigliamento e accessori femminile su base internazionale. Pensate un po'. Eccezionali mi risulta, quindi approfittatene dei capi da acquistare e basta, semplicemente da acquistare i capi firmati Stefanel. Guardate. Proposte davvero interessanti, firmate Stefanel, via Trento, Pescara. And you were strong and I was not, my illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone up so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know. Now, shouting from the rooftops, waiting on the skyline. Siamo già su Facebook, sono tante le foto pubblicate su Facebook di questo pomeriggio dedicato alla moda qui a Pescara. Senz'altro un esperimento da ripetere. A Pescara. Il nostro fotografo Davide Minnucci è pronto per immortalare tutte le nostre modelle, modelle d'eccezione quest'oggi in via Trento. L'ottimo lavoro svolto dai parrucchieri Go Coppola Flaminia in Viale Regina Margherita 86 a Pescara.
nonostante le molteplici iniziative concomitanti, c'è ancora tanta gente qui a Pescara a testimonianza dell'indice di gradimento suscitato da questa iniziativa in via Trento. Volevo salutare Serena ma anche l'amica Sara che si stanno dando molto da fare nel dietro le quinte, sempre nuove proposte firmate qui a Pescara, firme che vanno da Twinset a Raffaella D'Angelo, San Bart e Mamò e domani. Però vediamo cosa ci propone in questa terza uscita il calzettiere. Per un'estate da protagonista, il calzettiere. Firmati il calzettiere. Capi davvero molto interessanti, esclusivi per certi versi, il calzettiere. Ragazze, complimenti alle mamme e ai papà, complimenti, applauditevi pure se ci siete. Scattano i flash e io saluto anche altri amici, colleghi in giornalismo, come Amerigo Carissimo, decano dei giornalisti abruzzesi, anche lui presente a Pescara in Moda. Le riprese della sfilata sono firmate da Leo Di Blasio. Per le nostre modelle. Tanta gente oggi a Pescara. Saluto gli amici del quotidiano Il Centro, ma anche quelli del periodico La Dolce Vita e di Cronache Abruzzesi. Adriatico International che catalizza sempre le attenzioni del pubblico. We'll be right back.
apprestiamo davvero al gran finale, vivendo insieme dei brividi di moda come quelli che ci hanno preparato gli amici delle boutique che hanno collaborato per la buona e fattiva realizzazione di questo evento moda. E allora ci siamo, vediamo che gran finale abbiamo preparato proprio per voi. Sì, per voi, prego. Mamma mia, è la nostra Miss Adriatico in carica, Angelica Aceto. Ma hanno davvero una grandissima esperienza, ne hanno fatto tante di passerelle, da Angelica Aceto a Francesca Paolini, ormai le possiamo definire delle veterane di questo settore, ma rivediamole tutte quante insieme, accompagnandole e accomunandole con un grande scrosciante battimani, le protagoniste di Pescara in Moda. Queste belle immagini io vorrei tutto lo staff di Stefanel, tutti coloro che hanno, anche coloro che hanno collaborato alla buona riuscita di questo evento, tutti quanti insieme, prego signore, le parrucchiere, tutte fuori per ringraziare il folto pubblico presente, ancora tanta gente e in giro ci sono davvero tanti eventi concomitanti, continuateli pure gli applausi perché sono loro che hanno reso possibile questo interessante pomeriggio qui in pieno centro a Pescara in via Trento. Eccolo, uno staff vincente, che belle presenze, che belle persone, facciamole pure. Allora io vorrei, questa è una bella chicca, intanto se possiamo abbassare la musica, facciamo ringraziare il pubblico presente che ci ha seguito con particolare interesse, perché siete stati davvero fantastici, anche perché con il vostro calore avete permesso alle nostre ragazze di esprimersi al meglio in passerella. Allora Serena, vogliamo salutare tutta questa gente a nome anche di tutte le boutique, di coloro che hanno collaborato per l'ottima riuscita della manifestazione. Che dire? Ringrazio veramente tutti, un pubblico molto caloroso e soprattutto i nostri collaboratori, senza di quali non sarebbe stato possibile realizzare questo evento. Quindi la signora Patrizia del calzettiere, un applauso. Flaminia e la sua equip, Flaminia Gocoppola. La coiffeur. La hair stylist. E poi l'ottica Angelone che ci ha dato tutti questi meravigliosi occhiali, senza dei quali secondo me non hanno dato quel tocco in più a tutti i nostri outfit. Grazie Serena. Sara, qualcosa da aggiungere? Lei è la veterana, io vorrei dedicare proprio a lei, che è un'amica di vecchia data, lei è stata un'autentica protagonista delle edizioni precedenti di Miss Adriatico, oggi è una graziosissima mamma, a te il compito di salutare chi vuoi. Allora Paolo, innanzitutto ringrazio te, la nostra amicizia ventennale, perché sei sempre impeccabile e super professionale. Volevo ringraziare tutti quanti voi di essere stati qui con noi. Ringrazio la mia responsabile, Serena, che ha dato la possibilità anche a noi di creare. Ringrazio la signora del calzettiere che è stata fantastica e preziosissima. E Flaminia e tutto il suo staff che è stata veramente squisita con le ragazze, con tutte quante noi, ha curato anche il nostro look. E poi che dire, spero che sia il primo evento di una lunga serie estiva a Pescara, vi aspetto. Benissimo, con il calzettiere ci vedremo per un grande evento per festeggiare adeguatamente i 35 anni di attività. Vuole dire qualcosa signora? Aspetto a tutti per festeggiare appunto alla fine del mese con un altro evento i nostri 35 anni di attività. Ah, bene, bene. Allora Sara, tu che di passerelle ne hai fatte tante, allora prendi per mano i protagonisti dell'organizzazione per la passerella conclusiva con cui salutiamo gli amici presenti. Grazie, alle prossime da Pescara in Moda. Grazie. I'm a body maker. We'll be right back.
solista Jean Clery, un forte applauso per loro.